tanti auguri che sta pandemia se ne va e ritorniamo alla serenità come sempre. E speriamo che la gente metta un po' di intelletto in testa. Spero che siano tutti bene, visto diciamo la situazione non semplice dal punto di vista sanitario, quindi un sereno Natale e che ci possa essere una gioia in più per l'anno prossimo con un vaccino che ci possa curare. Auguro a tutti di fare qualche po' di sacrificio, lo facciamo tutti, però fare il sacrificio vuol dire che poi ci porterà poi il benessere. Io auguro a Torre del Greco di non avere più malati di Covid, che vada proprio via questa pandemia da Torre e da tutto il mondo. Spero che i torresi riescano a capire, perché sono un poco duri di comprendorio e quindi dovrebbero capire. Quindi più che un augurio, una raccomandazione. Una raccomandazione, un augurio per tutti quanti, però è anche una raccomandazione. Un augurio per Torre del Greco che tutti possano vivere con benessere e con prosperità nel 2021. L'augurio è che ci risolleviamo prima possibile, perché ci sono molte attività che stanno soffrendo, tanti giovani che hanno impiegato le loro energie in attività nuove, aprendole con tanto coraggio e che purtroppo adesso stanno un pochettino soffrendo, un pochettino tanto, e che il governo si passi una mano sulla coscienza. Speriamo che presto possa togliersi questa pandemia e riuscire a rivivere la vita come prima. Questo è un augurio che, a parte la mia città, lo do a tutti. Questa è la cosa più importante. Il mio consiglio è di andare avanti, nel senso di pensare che la nascita di Gesù, e di pensare il bene come dice San Vincenzo, e andare avanti. Però, come vi devo dire brevemente, andiamo avanti, anche se il Natale non sta con le famiglie, con i familiari, andiamo sempre avanti, perché Dio sarà un modo, uscirà un vaccino che tutto si risolverà. È l'augurio mio più grande, soprattutto per chi ha perso il lavoro, soprattutto l'augurio di tutti quelli che non stanno lavorando. Io mi auguro che per l'anno nuovo tutti possano avere un lavoro stabile, me lo auguro. Faccio tanti auguri a tutti quanti, ecco, anche a povere gente, poveri piccoli imprenditori che stanno facendo salti mortali. Lo Stato sì, sta aiutando, però purtroppo non ce la fa ad accontentare. La gente non capisce, che ho visto anche per telegiornale queste manifestazioni, violenza. È un caos così, sì, andiamo più a peggiorarci, però io faccio gli auguri non solo a Napoli, Torre del Greco, ma faccio a tutto il mondo che un giorno ci possiamo tutti quanti riabbracciarci, tutti quanti con cuore. E anche a voi ragazzi vi auguro un buon Natale e un buon principio anno nuovo. Un augurio da parte sua a tutti i torresi e a tutta l'Italia intera. L'augurio sarebbe che questo finisce, basta. Andiamo avanti, però guardando indietro, vedendo che le cose veramente ci possono cambiare in un attimo, e che dobbiamo di essere un po' più coscienti di quello che la vita ci dà e quello che ci toglie. Auguri, buon Natale a tutti quanti.